Sono stati e sono tuttora oggetto di dibattito sui social, molto apprezzati ma pure contestati. Stiamo parlando dei nuovi monopattini che da alcune settimane sono entrati in funzione anche nella città di Fano. Sono più di 150 i mezzi elettrici che fino ad oggi sono stati usati da diversi utenti fanesi, ma soprattutto turisti, per spostarsi da una parte all'altra della città. Per poter usufruire del servizio è necessario scaricare l'applicazione Bird e creare un account. Una volta aperta l'applicazione, ci si può indirizzare verso il monopattino più vicino, scansionare il QR code e iniziare l'itinerario. Per incentivare sempre più l'utilizzo di questi monopattini, l'amministrazione di Fano, insieme ai responsabili del servizio, hanno pensato di creare due tipi di abbonamenti per venire incontro a chi quotidianamente o saltuariamente usa questi veicoli a due ruote. Si tratta di due tipi di abbonamenti che già potete vedere nell'app, aprendo l'app sono già usufruibili. Uno riguarda un giornaliero che maggiormente potrà essere utilizzato da turisti che stanno a Fano un giorno e che vogliono magari prendere il monopattino in diversi momenti della giornata. Hanno a disposizione 10 corse da 30 minuti al costo di 12,90 euro. Questo significa che al minuto verrà a costare circa poco meno di 5 centesimi al minuto, mentre invece chi fa un utilizzo più quotidiano, più insomma maggiore nell'arco della settimana o del mese, è possibile avere 40 corse da 30 minuti distribuibili durante il mese, insomma come uno desidera, al costo di 39,90 euro, quindi circa poco più di 3 centesimi al minuto. Questi abbonamenti sono un modo per far risparmiare i nostri cittadini e i turisti che usufruiscono del servizio e contemporaneamente sostenere e anche incentivare la mobilità sostenibile.